partita anche sulla costa salernitana. L'operazione Ferragosto Sicuro sono 280 chilometri di litorale sui quali dovrà vigilare la Capitaneria di Porto e con l'ausilio del comandante Attilio Maria da Conto facciamo il punto di tutti quelli che saranno gli interventi a salvaguardia dell'operazione Mare Sicuro, diversi settori di intervento sui quali la Guardia Costiera dovrà vigilare in questi intensi giorni di Ferragosto. Allora, abbiamo sicuramente potenziato i controlli sia a mare che lungo la costa per far sì, per rendere possibile un sicuro Ferragosto a tutti quelli che affolleranno le spiagge della provincia salernitana, che sono bellissime e vanno da Positano fino giù a Sapri. Ci sono solo i residenti, ci sono anche tanti turisti quest'anno. Comandante, lei ha già idea di quanti uomini saranno dislocati sul territorio per garantire un mare sicuro? Sì, sia a mare che a terra saranno circa un centinaio gli uomini impegnati a vigilare, a che non prevenire le possibili incidenti, appunto, e come dicevo prima, garantire un Ferragosto sicuro non solo appunto ai salernitani ma ai tantissimi turisti che sono presenti qui in costiera. Sta scorrendo alle nostre spalle lo scenario della costiera amalfitana, che già le ha dato un po' di problemi durante questa prima parte dell'estate, che avrà il suo clou con il Ferragosto, perché lei e i suoi uomini e le sue donne sono fortemente impegnati, comandanti, su tanti settori. Penso per esempio al rischio idrogeologico che sta interessando la costiera amalfitana, ma che anche in costiera cilentana sta dando qualche problema. Sì, purtroppo ci sono stati recentemente dei piccoli crolli che hanno interessato appunto sia la costiera amalfitana che giù nel Cilento, e quindi raccomandiamo soprattutto ai diportisti e ai bagnanti di consultare i siti istituzionali nostri per verificare quelle zone che sono interdette e quindi pericolose per la balneazione, e quindi evitare che si possano verificare incidenti e spiacevoli inconvenienti. Intanto da pochi giorni si è completata con successo l'operazione del recupero di un relitto che era affondato dopo un incendio davanti all'isola dei Legali e che ha visto il lavoro sinergico della Capitaneria di Porto con altri enti per far sì che si evitasse un possibile disastro ambientale. Sì, assolutamente, si è concluso ieri le operazioni di rimozione del relitto dell'imbarcazione a cura dell'armatore, che si è reso disponibile ad eseguire la diffida che gli era stata fatta, quindi l'imbarcazione oramai è assicurata ed è in un cantiere dove verrà demolita. Proseguiranno oggi le operazioni di bonifica dei fondali con la supervisione dell'area marina protetta di Punta Campanella, che ha collaborato con noi nella fase preliminare delle operazioni di rimozione.